400.000 euro per i cani. Immaginatevi cosa c'è. A giugno li voteranno tutti. Li hanno già votati ad aprile, uguali. E io mi devo fermare perché non posso lanciare messaggi politici, perché fra i compiti del difensore civico c'è anche quello di non schierarsi politicamente. Però io ho una mia coscienza politica, faccio politica da tanto, mi sto zitto, ma le noto queste cose dei cittadini. Ma il ministro che lo sai? Perciò il mio indirizzo. Ecco, la signora fa una domanda? No. Adesso ci fa sapere come il cittadino può contattare. No, no, non so il numero civico del portone. Non lo so. È nella parte. No, non è il municipio. Un attimo, signore. Appena mi insediai, io avanzai una richiesta. Sapevo dove erano gli uffici del difensore civico. Sono in un piano nobile di un bel palazzo che c'è all'inizio di Ventinea, sopra il bar che era Capris una volta. Va bene? Ora si chiama Tabacco il bar. Di fronte all'ingresso di lato del comune. Mai saputo il numero di Ventinea? Sì. Io posi un problema subito agli uffici. Scusatemi, uno che per fare il difensore civico deve intanto avere una sede accessibile ai disabili. Chi si rivolge al difensore civico? La persona che hanno più bisogno, fra quelli che hanno più bisogno ci sono i disabili. È chiaro questo. Perché il mio ufficio è al secondo piano e l'ascensore non è accessibile per i disabili, non c'è uno scivolo. Uno con la carrozzella non può venire da me, anche perché l'accesso del mio ufficio c'è una scala ripida e gli uffici mi allargavano le braccia. Ma noi siamo morosi in tutta la città, ci stanno sfruttando ovunque, lei ci chiede una nuova sede, avvocato, ma guardi la realtà. E allora abbiamo fatto un accordo con l'URP, ufficio relazioni pubbliche, che è a Palazzo Centrale ed ha la scivola per i disabili. Le richieste al difensore civico provenienti dai disabili si possono presentare, devono presentare solo a lui, che è l'unico posto dove si può accedere. Alcuni disabili vengono a cercarmi in ufficio. A me capita spesso di scendere per strada, mi siedo al bar, al tavolino, e sto a chiacchierare col disabile che vuole in realtà una parola di conforto, attenzione, perché molta gente si rivolge a me in realtà non per un problema specifico, per avere un conforto per la situazione degradata della città. E io in questo ruolo, che non è tipicamente del difensore civico, in ossequio a questo diciamo nuovo rapporto che sto instaurando, quando mi arriva un'istanza scritta del cittadino io prendo il telefono e gli chiamo a casa. Il cittadino impazzisce, il signor Pappalardo di Librino, che segnala la presenza di una aiuola non tagliata in mezzo alla strada, io prendo il telefono. Sa Pappalardo, sono il difensore civico. Ah, finisce la bimbo così tu. Non ci crede, è chiaro. È chiaro che non ci crede. Ma questo serve, attenzione, questo serve. Ripeto, non sono le mie funzioni, non sono le mie competenze, non sono le mie prerogative, ma questo serve per ridare un minimo di speranza e fiducia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Perché finché siamo alla gola da tagliare, io chiamo il dirigente del verde e la fa sistemare la gola. Io posso fare queste piccole cose, purtroppo, perché le cose più importanti, tasso, non ricevo risposte. Io interloquisco direttamente col dirigente. La piccola cosa il dirigente la risolve immediatamente.
il grande problema non viene risolto. C'è una cosa sulla quale sto lavorando, quasi una primizia che vi do. Però certe volte, pensate a questa cosa che sto facendo, mi sorge il dubbio, ma sì, la posso anche fare, ma poi sarà un urlo isolato che non troverà riscontro da parte della pubblica amministrazione. Mi sono andato a riprendere la vecchia ordinanza con la quale venivano disciplinate le corsie preferenziali a Catania. È un'ordinanza del 93, fatta dall'allora commissario, credo fosse Scialabba, mi pare. Credo. Era Scialabba. Prima della sindacatura bianca, mi pare. Ed è un'ordinanza che, in ossequio proprio al codice della strada, disciplina le categorie di autovetture, attenzione, che possono usufruire delle corsie preferenziali. Quindi è un'ordinanza che fa una scelta di natura oggettiva. I RASI, la polizia, sì, gli autobus, le macchine di servizio autorizzate, va bene? Diciamo che è una delibera di carattere neutro, individuo dei mezzi. È una delibera che dice sostanzialmente il Papa con la macchina privata non può andare nelle corsie preferenziali. Ovvio, no? Se tu individui delle categorie di autovetture, la macchina privata del Papa non rientra. Il Papa può circolare nelle corsie preferenziali solo se ha l'auto di servizio. La cosa grave è che ho scoperto che a questa delibera si deroga non in forza di un'altra delibera, come vorrebbe il codice della strada, ma di una lettera privata, fatta dal sindaco, è vero, ma è una lettera privata che autorizza i singoli consiglieri comunali a utilizzare le macchine private per andare sulle preferenziali. E io ho trovato quella dei consiglieri comunali, attenzione, ma ci sarà una singola lettera che autorizza gli assessori comunali, i provinciali, i giornalisti, perché io vedo sfrecciare quotidianamente le macchine del... Telemediterraneo la vedo io ogni giorno, per non fare nomi. Scusate, poi ci sarà il momento degli interventi da parte vostra. Adesso facciamo concludere pochi minuti e concludere, tanto avrà il modo di riprendere rispondendo alle domande delle persone che presentano. Ci sono tutta una serie di vicende sulle quali io non posso intervenire, perché il cittadino fa l'esposto a me, ma contemporaneamente lo fa alla Procura della Repubblica, commettendo una grave ingenuità, perché appena viene investita la Procura della Repubblica, io devo fare un passo indietro, ed è previsto dalla legge. Il difensore civico, quando ne viene a conoscenza, sospende ogni suo intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale. E quasi tutti gli esposti che ricevo nell'ufficio di difensore civico si concludono EPC e per conoscenza Procura della Repubblica. Il cittadino invece si ritiene salvaguardato da questa clausola finale, invece viene irrimediabilmente danneggiato. Perché molte volte le istanze del cittadino non hanno una ricaduta penale rilevante e quindi vengono accantonate, strappate in procura, è chiaro, non è che tutto è penale, attenzione, però vi possono essere
evidenti vizi dell'altro.